Benvenuti e bentornati su Hogwarts Legacy, eccoci qua con un altro episodio. Mi sono fatto velocemente tutti i vari incarichi, mi sono andato a imparare le varie magie, i vari incantesimi che c'erano da guardare, da spippolare, da fare. Quindi Wingardium Leviosa che ci permette di alzare oggetti, ruotarli e metterli un pochino dove cazzo vogliamo. Diciamo gli oggetti più pesanti possiamo andare a far levitare, quindi... Questo è uno. Poi abbiamo imparato, se non dov'è? Qua. Depulso, che è semplicemente accio, ma al contrario, quindi spingiamo via le persone o gli oggetti, eccetera. E poi siamo andati a imparare Glacius molto velocemente, che pratica rende di ghiaccio le persone, quindi va a mettere uno status di ghiaccio di tipo Pietrifico Totalus, ma invece che con la pietra, col ghiaccio, quindi niente di particolare. Allora, sono andato a farlo, ho registrato un pochino, ma è venuto di merda perché la schermata è stata tagliata, diciamo. Tutto quello che c'è stato per quanto riguarda le varie lezioni l'ho perso, purtroppo, perché non riesco a tornare più indietro di questo punto. Quindi meno male, perché almeno ci godiamo la missione principale. Io ne ho fatto un pochino, me ne sono accorto in tempo, per fortuna. Quindi ho imparato tutti questi incantesimi che... Alla fine niente di particolarmente bello da vedere. Alla fine si va a parlare col professore, ti insegna quello, ti dice provalo col manichino, te lo fai, missione completata. Quindi questo è stato il sunto di quello che ho fatto. Mi sono trasferito qua nella mappa, siamo quasi alla fine della mappa in pratica, perché sarebbe qui il fine. Quindi col professor Fig che andiamo a vedere questa torre qua dove dobbiamo affrontare la prova che ci diceva Rackham. Come missione principale, quindi adesso abbiamo parlato col signorino lì, ci ha detto che dobbiamo entrare nella torre, però ci sono i goblin, quindi adesso lo seguiamo e andiamo a combattere questi goblin. Dove qua adesso ci dirà di usare disillusione, oppure ci ha già detto, non mi ricordo più. Forza, veloce! No, ho sbagliato, scusi, professore. Sì, ok, lì ci dice che possiamo andare a fare Pietrifico Totalus su... Ma porca puttana. Ok. Ah, la cosa che sono andato a fare in più che non ho detto Resta prima, sono nascosto e lancia Petrificus Totalus. andato ad assegnare i vari talenti Petrificus Totalus. che avevamo Ben sbloccato salendo fatto. di livello. Vale a dire, un attimo velocemente ve li faccio vedere. Quindi su incantesimi sono andato a fare Incendio, lo sono andato a potenziare, adesso ci fa questo cerchio intorno a noi per proteggerci da tutti i lati. Questo qua invece va a prendere più persone quando sono vicine, la stessa cosa per Levioso. Invece per quanto riguarda Confringo, quando viene colpito un nemico rilascia questi due proiettili che vanno a colpire altri nemici, molto comoda come cosa. Arti oscure ancora non le ho fatte perché non ho ben capito le varie maledizioni, cosa serve e cosa non serve. Poi questo qua, allora... mi sono andato a fare questo qua che crea un altro set che memorizza, diciamo, i vari incantesimi. Me lo sono fatto per la stanza della necessità, così almeno quando devo andare a redare, cambiare, fare qualcosa, ce l'ho già pronti. Questo qua, l'efficacia delle pozioni l'avevamo già visto. Questo qua, tenendo premuto tondo con la schivata, va a fare questo teletrasporto, diciamo, stile... Mangiamorte in Harry Potter. I Protego contribuiranno all'indicatore della magia, infatti la sto basando all'incirca su quello, a far sì che la magia antica venga ripristinata il più velocemente possibile, così da usarla più spesso. L'impatto degli incantesimi base riduce i tempi di recupero, questo l'avevamo visto. Aumenta il raggio di Revelio, molto utile. Questo qua invece è la simulazione. In pratica gli incantesimi base sui nemici a mezz'aria contribuiscono alla magia antica. Questo qua è la stessa cosa però con la schivata. Quindi se si schiva un attacco eccetera si va a contribuire all'indicatore. Quindi questi sono i principali. Furtività invece sono andato a aumentare l'abilità della disillusione, quindi ci vanno... a rintracciare di meno rispetto a prima, e questo qua ci permette di scattare, molto utile perché sennò siamo lenti come delle lumache. Qui invece il cavolo cinese lì lo andiamo a lanciare, ne lanciamo uno ma si sdoppia in due, quindi comodo, ci sta. La pozione Edurus rende invulnerabili e devia i proiettili rinviandoli ai nemici, quindi ci sta anche questo. Quindi qui erano tutti questi qua.
quelli che sono andati a mettere io, poi dopo sono finiti, quindi per forza di cosa ho finito. Adesso gli altri vedremo dove andarli a mettere. Deve esserci qualcosa qui, la no. Rock. Petrificus totalus. Ok. Ok. Volto davvero sentito qualcosa. Ho sbagliato tantissimo. Protego. Levioso, confringo. Ho sbagliato tantissimo. Perché tirarla per le lunghe? Aia, maledetto bastardo. Faccio. Levioso. Confringo. Dove cazzo vai te con quella bolla rossa? Aiutiamo il professore che lo vedo in difficoltà. No, non è vero, scherzavamo professore. Io mi vado a raccogliere tutte le monetine. Ovviamente prima non ho registrato male, perché ho registrato, ma ho registrato male. Questa parte l'avevo fatta tutta in stealth, giustamente. Vuoi che qualcosa non vada storto? Dai, dov'è il goblin che esce tra poco? Revelio! Ah, adesso dobbiamo andare a leggere. È vero, mi devo andare a rileggere le varie lettere. Che palle! Ordini provengono direttamente da Ranrock. Secondo questi ordini cercano qualcosa che lo dice che il professore, abbia a che fare quindi con dei nomi. Ma che nomi? E perché qui? Sì, in pratica gli dice di cercare dei nomi, che non so sinceramente che cosa siano. Va bene Ciccio, va bene. Allora, aspettate un attimo che però mi vado a mettere, invece che disillusione, no, mi vado a mettere porca troia. Sì, vabbè. Bello. Questo ancora non l'avevo visto. Aia. Protego. Stupido. Ecco, come possiamo vedere li hanno alzati tutti. E tre. Confringo. Aia. Molto bastardo, mo faccio vedere io. Ok, perfetto. Allora mi vado a raccattare su tutto quanto un attimo. Ok. Qui c'era un forziere, perfetto. Mantello del lustro. Ok. Non può essere una coincidenza se abbiamo incontrato i seguaci di Ranrock in questo posto. Sai com'è. Allora, io più o meno ero arrivato a questo punto. Mi sembra inverosimile che i goblin sappiano delle prove. Però sanno che questo posto è speciale. Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. Dai, prof. Non si apre. A te non si apre. A noi, che non sappiamo l'incantesimo. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al Revelio. Sarà bene, prof, perché mi sono rotto le palle di andare in giro e non... A qualcuno piaceva leggere. Non aprire più un cazzo. Non conosco molti di questi titoli. Mi dispiace per te. Ok. Chissà chi è. Con abiti del genere potrebbe essere chi... Gandalf. È palesemente Gandalf. Orca puttana, professore, si sposti. Ah, è Gandalf. Cappello a punta, bastone, barba. Gandalf il grigio. Allora, qui c'è una borsa. Revelio. Io intanto revelio come se non ci fosse un domani, perché abbiamo capito che in questo gioco queste scope saranno incantate da secoli. Revelio è l'incantesimo più potente. Tanto duraturo. Sì, l'incantesimo dell'apprendista stregone. Ti do il benvenuto alla torre di San Bacar. Chi è San Bacar? Salve, professore. Sandokan. Ha per caso detto torre di San Bacar? Sì, il professor Bacar è un custode. Non l'hai ancora incontrato.
Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Adesso, per nulla è esagerato. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Mi raccomando, vada piano quando torna a casa. Adesso quando torneremo troveremo a prendere antica, il tè. Di sotto, vicino all'ingresso. Vi fate un teino raccontandovi le vostre vecchie storie. Revelio! Allora, professore. Porca puttana se ce lo insegnava però. Vabbè che serve di livello 3 però. Cos'è? Aspetta. Ah no, giusto. Noi possiamo bere da qualsiasi tazzina troviamo in giro. Anche se per terra è sporca di polvere. Allora, qua già davanti sono dei nemici. Questo mi porta... Aha! Ok. Cosa sarebbe la prova? Cioè, cosa devo fare? Combattere? Revelio! Ok. La prima prova. Attenzione. Chissà cosa si aspetta. Sono curioso. Su questo, fortunatamente, ancora non mi sono spoilerato niente, perché è difficile non spoilerarsi qualcosa ad oggigiorno. Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. È vero, sì, sì. Revelio! Avrà un senso comunque questo simbolo, perché lo vediamo fisso, sta fiamma. Molto elfica, tra l'altro, come simbolo. Che figata, bellissimo comunque, è stato fatto veramente bene. Sembrano stanze naniche elfiche, diciamo. Qui c'è una delle statue che ci vuole combattere ogni volta. E qua? Revelio! Cosa? Ah, ma vaffanculo, va. Non avevo visto le scale. Notevole. Deve essere successo qualcosa. Si è creato il ponte, magari. Cioè, ce l'hai davanti agli occhi, ciccio, eh. Perché? Ah, ok. Figo, bella sta cosa. Interessante. Vediamo un po'. Revelio! Uniforme da perfetto. No, da prefetto con camicia e cravatta. Uniforme scolastica a quadri con camicia e cravatta. Mamma mia. Descrizioni comunque, cioè metti un nome, buonanotte. Quanto cazzo è lunga? Oddio. Quindi? Bello. Interessante. E voilà. Salve. Allora, qui c'è una porta che per il momento non è attiva. Revelio. Sp-
aspettate che mi guardo un pochino intorno per vedere se c'è qualche forziere, qualche cosa. Ok, vai. Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Dietro di te c'è la porta che dobbiamo attraversare. Però per prima cosa andiamo a prendere i soldini. E adesso attraversiamo il portale. Voilà. Cos'è? Ok, di qua. Molto belle queste stanze, mi piacciono un sacco, sono una figata assurda. Ma ste statue, sti guardiani lì, adesso non mi ricordo come si chiamano. Avranno un senso prima o poi, no? Reveglio! Questo cos'è, un nuovo Fabergé gigante? Sono Madonna, mai che un paura. Buon segno. Vaffanculo. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Che palle, ma non l'ho capito. Allora, aspettate un attimo, perché ogni volta vado a spingere un tasto in più di quello che... Ok. Levioso. Expelliarmus. Lì, tiriamo l'uovo. Via. Confringo. Proteggo. Stupefatto. Levioso. Action. Ok, i primi tre sono andati. Revenio. Allora, di qua si può andare, però prima... Di qua cosa c'è? Queste hanno un'aria familiare. Già. Azzo! Ok. Fatemi un pochino vedere. Di là non si può andare. Ok, abbiamo sbloccato un'altra porta ancora. Sì, questo l'avevamo già visto prima, quindi adesso andiamo in un altro mondo. Cioè, in un altro luogo. Ok, ma per fare? Prendere semplicemente degli occhiali? Va bene. Aspettate che... Qui non l'avevo visto, perfetto. Andiamo anche di qua per prendere... Riveglio. Ok, guanti rivettati color bosco. Che cosa sarà successo dopo quell'esplosione di magia? Forse sarà meglio esaminare le cose da entrambe le... Altre statue. Vabbè, ormai. Expelliarmus. Fanculo. Confringo. Proteggo. Aia. Sì, sì. Quando il simbolino è rosso non possiamo... Piano. Expelliarmus. Non possiamo pararlo, quindi tocca schivarlo. Con lui non funziona, non funziona. Ma se io faccio così, ma per curiosità, culo. No, non funziona con loro. Aia. Confringo. Scusate, ma sto provando un po' tutto. Expelliarmus. Ok, uno è andato. Perfetto. Schiviamo. A sto punto mi vado a mettere questo e questo qua, perché così almeno... Confringo.
Expelliarmi! Incendio! Ok. Non mi rendono le cose facili. Sì, sono un po' duretti da tirar giù, però piano piano si fa, dai. Reveglio! Allora, do un attimo un'occhiata qui per vedere se abbiamo qualcosa da prendere su. Incendio! No, ho sbagliato. Pensavo di avere accio invece. Accio! Vieni qua, piattaformina. Ok, prima di andare sopra la piattaforma vado a farmi un giro qua. Non c'è niente, perfetto. Ok. Aha. Stanze dietro stanze. Quindi... Cosa vai giù? Sarà un modo per... Devo esplorare quest'arcata da entrambe le parti. Ah. Quindi se io vado di qua, cambia scenario e a quanto pare sì. E non c'è più il ponte. Ah, pensa a te. Mi vado a rimettere accio. Ok. Accio! Aspetta, cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di qui magia. E devo risalire. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Sembra che sia passato un arco temporale. Ok. Andiamo a prendere il forziere. Sembra che sia passato un arco temporale dove prima non c'era il ponte. Oppure prima c'era il ponte e adesso non c'è più. Accessorio non identificato. Perfetto. Posso tornare a leggere? No, possiamo fare così. Aspetta, spostati. Accio! Devo scoprire come cambia la stanza quando entro ed esco dall'arcata. Voilà. No, dobbiamo entrare da questa parte. Ok, adesso che c'è il ponte, noi saliamo per di qua e risaltiamo sopra la piattaforma. Perfetto, sono un genio. Ok, voilà. Proseguiamo. Perfetto, vediamo un po' cosa ci attende. Di nuovo la scultura della fiamma. Non mi abituerò mai a questi pavimenti. In effetti. Ok. Non fanno niente. Oddio. Che figata però. Ok. Giustamente. Confringo. Glacio. Ok, li possiamo ghiacciare per quanto riguarda. Vai via. Ok. Vai. Ciccio. Oh, mi piace questa cosa. Expelliarmus. Confringo. Tazzo. Glacius. Aia, vaffanculo, una volta che ci potevamo parare. Aia di nuovo, aia di... porco Giuda. Ok. Confringo. T'hai rotto il cazzo però. Bello. Faccio.
aia, e questo da dove è arrivato? Mica l'ho visto. Oppa. Stupefico. Via. Affanculo, c'era la colonna che ci ha bloccato. Protego. Confringo. Expelliarmus. Ma vaffanculo. Attenzione. Stava per farlo. Revelio. Ok, questa è stata un po' più complicata perché c'era parecchia gente in mezzo ai coglioni, quindi ci stava. Cos'è sta roba per terra? No, vasi, vasi rotti. Proseguiamo di qua. Ok, indaghiamo, vediamo un po'. Ok. Vabbè. Oddio. Ah, scusate. Ma scusa, cambia quando entri, non c'è il pavimento. No, fa culo. Giustamente, si vede cosa c'è, anch'io coglione che... Va bene. Ah, aspetta, aspetta. Però, no, no, devo andare per forza di qua. Ma scusami. Ok. Ah, perfetto. Voilà. Ma tutto ciò. Che senso avrà? Perché va bene tutto, però sta prova è anche un po' pallosa, devo dire la verità. Delle pozioni, non andremo mica a affrontare qualcuno, a quanto pare, no? Ok, entriamo nella bellissima porta. Salve. Oddio. Hanno acceso le luci. Ci aprono la porta. Ah, ci danno parecchie pozioni. Quindi boss fight. Piano, piano. Sono quei tappeti che mettono su sul mare per arrivare da qualche parte. Questa storia non mi piace. Neanche a me. Confringo. Expelliarmus. Cazzo. Expelliarmus. Protego. Prendila la vita. Expelliarmus. No, non me l'ha preso in tempo il tasto. Expelliarmus. Protego. Stupefico. No, questo non lo pariamo. Allora andiamo con la magia antica, perché sennò qua ci stiamo 30 anni. Ok. No, ho sbagliato tutto. Vaffanculo. Si mette in posa sto disgraziato quando fa le mosse. No, vaffanculo. Ma dove pensi di andare? Dove pensi di andare? Oddio, l'abbiamo buggato, perfetto. Voilà. Finiamo in bellezza. Aia. No. Oh, una boss fight. Bella. Mi piace. Quindi possiamo andare a spezzare incantesimi forti, ok. Ok, ok. Però con lui... Ah, vediamo un po' la magia antica. Oddio, non gli toglie tantissimo, ma comunque... Confringo.
Expelliarmus! Non mi piace questo fuocherello. Ok, abbiamo fatto bene a star fuori. Però a me piacerebbe anche andare a prendere. Madonna mia, rischio. No, stai buono, cazzo. No. Mamma mia. Aspettate che abbiamo anche il cavolo, anche se penso che gli faccia ben poco. Però l'abbiamo, usiamo. Allora, scusate, ma già che ci sono, visto che magari mi avvicino un pochino. Incendio! Magari ci dà una mano. No. Ok. Incendio! Expelliarmus! Via! Confringo! Ah, quello sarebbe il mantello dietro, bello! No! Porca troia! Quindi cosa dovevamo usare con accio? Confringo! Expelliarmus! Ma vaffanculo, va! Proteggo! Stupefaccio! Expelliarmus! Ma dove vuoi andare? Ma... Confringo! Via! Stupefaccio! Ok! Incendio! Ok, andiamo di magia antica. Ok. Expelliarmus! Almeno lo stanniamo per un pochino. Confringo! Via! Magentica, magentica. Ok, non l'ha fatto sto giro. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Sto sbagliando tutti gli incantesimi. No! Rischio. Attenzione, finiamo in bellezza. Confringo! Bello, bello. Abbastanza semplice, però ci sta, dai. È stata carina. Ci voleva una cosa in più, dai. Che sollievo. Prende il segreto della prova. Bene, bene. Potevamo direttamente combatterlo, no? Abbiamo dovuto fare tutto sto giro strano. Ci sta, dai, mi piace. Wow. Oh, bella. Un altro pensatoio. Scusate, ma prima io... Guarda, cosa guardiamo? Ricordi del professor Rackham? Ah. Vediamo un po'. Cos'è? Un uovo. Cos'è successo? Ah, è vero, la ragazzina era entrata ad Hogwarts e sa usare la magia antica. Vediamo un po' che combina. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente.
Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È diventata professoressa. È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. No, non ci puoi lasciare così, però voglio vedere la serata, com'è andata. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Ma hanno fatto del pensatoio. Cos'è sta roba? Torna alla sala delle mappe. Ok. Revelio! Cos'è, ma io Revelio di qua... Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Un genio il nostro protagonista, un genio. Oh, peccato che si sia interrotto lì, io sarei stato curioso di vedere la serata. Ah, attenzione, se ne è aggiunto un altro. Chi abbiamo qui? Studio Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Madonna, che occhi. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor Rookwood. No, l'abbiamo vista. L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot, con il professor Rackham. Esatto. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham? E decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì, e ho trovato una cosa sopra l'ultimo qua, pensatoio, no? Anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. No, non c'è bisogno. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Okay, sì. Magari scoprirai qualcosa, però non trascurare... Lo studio. Certo, signore. Ma certo, professore, non si preoccupi. Prima che tu vada... Sì? Ci dica? Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi... A parte quelle sul nostro cammino. Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio,
e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò. Opera d'arte. Ok. Oh, bellino. Autunno? Passiamo di stagione? Sì, ti prego. Eh già, eh sì, vedete le zucche? Oh, che bello, finalmente. Ok. Quindi, missione completata, la prova di Percival Rackham. Ok. Ti piacerebbe imparare il flipendo, l'incantesimo respingente? Una volta che avrai completato gli incarichi necessari, raggiungimi nella serra. Ok. Ritengo che tu ormai possa imparare Arresto Momentum, l'incantesimo rallentatore che consente di fermare oggetti e persone a mezz'aria. Completa qualche incarico per me e poi raggiungimi. Bello, Arresto Momentum. Ho grandi notizie per te. Il potenziamento per la scopa è pronto. Ah. Passa al negozio quando puoi. Il tipo delle scope, certo, caro, certo. Spero che mi raggiungerai al più presto. Devo parlarti di una questione urgente e stretta. Revelio! Che potrebbe essere di beneficio a entrambi. Va bene. Qualcun altro deve rompere? Quindi, come al solito, ci hanno riempito di incarichi che magari io poi andrò a fare velocemente. Favore, completa gli incarichi che ho preparato per te e poi raggiungimi dopo lezione. Vorrei insegnarti l'incantesimo Descendo, utile per tirare gli oggetti a terra. Beh, utile non lo so quanto, ma va bene, tirare gli oggetti per terra. Oh, ce ne fosse uno che ci insegna l'omora, eh? Ce ne fosse uno, cazzo. Quindi a sto punto io mi fermerei qui, le altre cose le vediamo nella prossima puntata. Io magari andrò a fare tutti gli incarichi per imparare gli incantesimi il prima possibile e continuare poi con la missione principale. Adesso vado a vedere quali sono le missioni principali. Andiamo a vedere subito. A lezione di animali ci siamo finalmente. Probabilmente ci danno la possibilità di addomesticare gli animali fantastici. Non vedo l'ora. Parla con Gladwin Moon. Ok, una delle missioni principali. E parla con Sirone e tre manici di scopa. Ok. Eccola, finalmente, cazzo, Alomora. Non l'avevo mica visto. Il custode di Hogwarts. Ah, è lui il custode. Desidera parlarmi di qualcosa. Dovrei trovarlo vicino alla sala di accoglienza. Perfetto, perfetto. Quindi, piano piano adesso ci andremo a fare tutte le altre missioni. Vediamo un po'. Arresto Momentum. Ok, esercitami nel volo. Perfetto. Ottieni e usa la pozione dell'invisibilità. Pozione del tuono contro i nemici. Ok, di figlio. Raccogli le caccole di troll. E dove si trovano le caccole di troll? Deve infilare una bacchetta nel naso a un troll? Lancia depulso su un nemico in levitazione. Vabbè, questo ci mettiamo poco. Acquista una miglioria per la scopa di Albi Wickis. E questo è quello di prima. Va bene, perfetto. Abbiamo un putanaio di robe da fare. Le faremo poi nella prossima puntata. Io intanto mi vado a togliere tutti sti cazzo di notifichine che odio. Quindi a sto punto, come al solito, vi invito a mettere un mi piace, a lasciare un commento e iscrivervi al canale, perché no, a dirmi la vostra. E nel mentre che io mi vado a togliere tutta sta roba qua, dopo andrò a vedere quale ne vale la pena tenere e quale no. Comunque siamo già arrivati ad avere roba leggendaria, che siamo solo all'inizio del gioco. Però ci sta, ci sta. Quindi, signori, dalla sala comune di Tasso Rosso, sta bellissima sala tutta in legno e piantine, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!